Salve, siamo in compagnia del professor Boccardelli, direttore per la LUISS Business School del Master MIMAS. Buongiorno. Buongiorno a lei. Questo Master in Management per le aziende sanitarie per la regione Calabria si rivolge soprattutto appunto ai giovani laureati calabresi che vogliano usufruire di questi voucher formativi e che soprattutto vogliono avviare la propria carriera professionale in istituzioni pubbliche sanitarie della regione di appartenenza. Ma com'è nata l'idea di questo percorso e soprattutto la collaborazione anche con la SDA Bocconi? La ringrazio per la domanda che mi permette di fare una premessa più ampia. Il progetto che è stato avviato insieme alla SDA Bocconi nasce da un'intuizione del governatore della regione Calabria che in qualche modo ha ritenuto sostanzialmente utile inserire nella propria agenda politica due punti essenziali. Il primo, la creazione o lo sviluppo di una nuova classe dirigente all'interno della regione Calabria da inserire nelle istituzioni che in qualche modo consentono alla regione di svilupparsi e di crescere in termini economici, sociali e quant'altro. Primo elemento. Il secondo elemento riguarda la necessità di avviare una sorta di brain drain, cioè di recupero tra virgolette, talenti in fuga dalla regione, perché la regione Calabria, credo nelle statistiche ufficiali, sia una delle regioni che esporta maggiormente in Italia i propri giovani, poiché studiano anche in istituzioni accademiche prestigiose e poi difficilmente trovano opportunità di occupazione all'interno del proprio territorio. Allora, il duplice obiettivo è costruire una nuova classe dirigente da un lato e farlo attirando, riportando a casa i talenti che provengono dal territorio calabrese. Questo peraltro dà un ulteriore grande vantaggio al programma che il governatore ha ideato, che è quello di inserire queste figure che hanno già una formazione di partenza all'interno delle università di un certo livello, di livello elevato. In più hanno un master, quindi un corso di formazione avanzata fatto presso prestigiose istituzioni accademiche e vengono poi inserite in enti locali, amministrazioni della regione e aziende sanitarie, dando come beneficio quello di offrire alla collettività dei servizi pubblici sia nel settore sanitario sia in generale, poiché il progetto non è solo per le aziende sanitarie ma anche per il settore pubblico in generale. Infatti esistono due master, come probabilmente diremo fra poco, quindi offrendo dei servizi pubblici alla collettività che permettono poi la crescita del tessuto sociale ed economico. Quindi diciamo che anche l'attività di placement che verrà poi fatta si riferisce al territorio calabrese? Ma su questo fondamentalmente la Regione Calabria ha espresso un impegno che è un impegno formalizzato in un accordo di programma, in un accordo triennale siglato con le università LUISS e Bocconi, in cui sostanzialmente la Regione ritiene utile questi programmi e li ritiene di grande interesse per il tessuto delle aziende e delle amministrazioni pubbliche locali. In questa logica ci ha dato cioè l'impegno della Regione a supportare le due istituzioni formative nella ricerca di opportunità di placement e di stage, in primo luogo al termine del master, presso le amministrazioni locali, con l'obiettivo di evidenziare laddove vi siano delle best practice, quindi delle pratiche di ottimalità, e laddove non ve ne siano, inserire questi giovani con una formazione avanzata in progetti anche che possano dare una risposta a delle problematiche già esistenti e quindi in qualche modo trovare occupazione all'interno del tessuto dell'amministrazione pubblica e dei servizi sanitari locali, dei servizi della salute, poi su questo concetto la pregherei di farmi ritornare, quindi sui servizi della salute della regione, quindi già nella fase formativa in qualche modo
si tenderà ad avere delle opportunità di placement, poiché facendo delle attività all'interno di queste organizzazioni naturalmente poi c'è l'interesse e l'obiettivo di far continuare queste persone a lavorare all'interno della regione. Naturalmente, come lei ben sa, l'occupazione all'interno delle amministrazioni pubbliche passa attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica. Queste procedure di selezione naturalmente non potranno che tenere conto di diplomi di laurea, normalmente di alto livello, perché tutti gli studenti che fanno questi master sono sottoposti a una selezione. Un master universitario di secondo livello, che quindi ha un valore legale, fatto presso istituzioni prestigiose, e poi una formazione specializzata sui contenuti effettivamente di interesse degli enti e delle amministrazioni che andranno ad inserire queste nuove figure. Naturalmente, quali saranno i piani di sviluppo e di inserimento nell'ambito dell'amministrazione regionale, questo non vi è nessuna garanzia, ma certamente il governatore ha impresso nella propria strategia, nella propria agenda, un passo di cambiamento. Insomma, se si vuole costruire una nuova classe dirigente occorre in qualche modo inserirla in questi anni. Giustamente. Quale sarà la metodologia didattica che utilizzerete? Allora, i programmi sono articolati sostanzialmente su tre grandi blocchi di metodologie. Primo, le lezioni, dove per lezioni si intende non le lezioni classiche, ma sono momenti di confronto con i migliori docenti a disposizione della Sabocconi e della Lewis Business School, che sono le due istituzioni che hanno il compito di realizzare nell'ambito dei due atenei il progetto. Quindi sono momenti di confronto e di scambio, di interazione, di discussione anche su casi concreti, e su questo punto vorrei sottolineare che i casi non saranno solamente i casi delle amministrazioni o delle aziende sanitarie in generale, ma si faranno riferimento ad alcuni casi locali, quindi verranno presi dei casi di organizzazioni, di amministrazioni pubbliche e di aziende sanitarie specifiche del territorio. E quindi uno degli altri obiettivi di questo progetto è anche di costruirli, questi casi, insieme agli allievi del master. Poi ci saranno delle iniziative seminariali collaterali, quindi siamo ancora nella fase, diciamo, più tradizionale didattica, di aula, se vogliamo. Questi seminari è un po' un incontro con i protagonisti della vita sociale, della vita economica, con riferimento ai due programmi, quindi al management pubblico e al management delle aziende sanitarie. Poi ci saranno dei project work, che sono dei progetti funzionali allo sviluppo e all'analisi di problematiche concrete all'interno delle amministrazioni pubbliche locali, che saranno realizzate presso le strutture didattiche, e poi gli stage con esperienze presso le aziende, le amministrazioni e le organizzazioni che verranno selezionate, con poi l'obiettivo di redigere un elaborato finale, che è diciamo, se vuole, la tesina di master. Dico un attimo, vorrei fare una sottolineatura su quello che dicevo prima delle aziende della salute. Perché? Perché in realtà nel master delle aziende sanitarie il concetto dell'azienda sanitaria ormai è un po' troppo specifico. In realtà aziende della salute è molto più ampio e tiene in considerazione sia le aziende sanitarie in senso stretto, sia le aziende che entrano nella filiera della salute, che possono essere farmaceutiche, del biotech, del benessere e tutti i servizi connessi al benessere e alla salute della persona, che sono oggi ormai un concetto, diciamo, olistico dei servizi sanitari, poiché in realtà il benessere in tutte le società, il benessere e la salute di un cittadino in tutte le società avanzate comincia con la fase di prevenzione e di benessere, appunto, dell'individuo. E ancora, per quanto riguarda invece le aziende pubbliche, non parliamo solo ed esclusivamente della regione, ma parliamo di tutte le aziende e agenzie
che collaborano, comunque sono inserite nella, se mi permette questa parola, della filiera dei servizi pubblici. Filiera dei servizi pubblici sono anche ad esempio le agenzie di sviluppo locale, le agenzie di marketing territoriale, quindi non solo gli enti pubblici in senso stretto, ma sono anche tutte quelle aziende e organizzazioni, a volte anche che sono in un regime di diritto privato più che di diritto pubblico, che in qualche modo però hanno come missione quella di offrire dei servizi alla collettività. Ribadisco, il principio di fondo è che questo progetto deve produrre opportunità di benessere alla regione attraverso servizi migliori, creare una nuova classe dirigente e riportare a casa i talenti giovani che hanno studiato fuori e che in qualche modo possono essere appunto gli attori protagonisti di questo cambiamento. L'obiettivo della regione è anche quello di creare poi una scuola sul territorio che nel tempo si consolidi e che in qualche modo diventi diciamo un protagonista dello sviluppo anche delle future classi dirigenti. I master peraltro vengono tenuti lì presso la regione, alla Lamezia Terme, che è una sede che è stata messa a disposizione dalla regione attraverso una convenzione. Ah, questa è anche un'informazione in pratica molto importante da dare. No, volevo chiederle, lei è direttore, appunto, abbiamo detto, del Master MIMAS, chiedo scusa, però c'è anche un altro master che lei ha citato più volte, che è quello in management del pubblico. Vogliamo dire due parole anche su questo nuovo master che è nato? Allora, io ho seguito lo sviluppo di entrambi i programmi sin dall'inizio nelle riunioni con il governatore e con gli altri attori. Il Master in Management Pubblico sostanzialmente ha l'obiettivo di formare, appunto, come dicevamo prima, la classe dirigente per i servizi pubblici allargati, dove per servizi pubblici allargati si intende i servizi per lo sviluppo della competitività del territorio, ad esempio, quindi servizi che permettono aumentare l'attrattività per gli investimenti esteri, servizi che permettono alle aziende del territorio di trovare in un modo più semplice la via dei mercati internazionali, quindi i servizi non sono esclusivamente, se mi passa questa semplificazione, i servizi demografici o dell'anagrafe, sono servizi più ampi, più complessi, più articolati, che hanno l'obiettivo di offrire una nuova traiettoria di sviluppo alla Regione Calabria. La Regione Calabria è un territorio ricco di tradizione, storia, cultura, di turismo, di settore agroalimentare, tutti settori che sono, diciamo, se vogliamo semplificare, solo negli ultimi anni diciamo presi in considerazione dalle amministrazioni pubbliche come settori su cui investire per lo sviluppo. Allora, in questo senso il programma mette a disposizione degli allievi tutte le migliori pratiche per capire come gestire lo sviluppo di questi servizi e di queste attività delle amministrazioni locali che oggi si configurano alla luce della traiettoria di federalismo che in qualche modo attraversa il nostro paese e si configurano come dei veri e propri stati, se vogliamo. Insomma, se prendiamo ad esempio altre nazioni, le regioni di una nazione rappresentano con la loro autonomia delle aree di responsabilità e di presa di decisioni che in qualche modo incidono in maniera significativa sullo sviluppo dell'economia locale. Professor Boccardelli, la ringrazio tantissimo per le preziose informazioni che ci ha fornito. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, arrivederci. Arrivederci.